Fondazione Guido d'Arezzo è tornata a mettersi in moto con un ricco calendario di eventi per i prossimi mesi. Il primo che segna la ripartenza degli spettacoli dal vivo è stato la quarta edizione della rassegna Nuove Voci per Guido. Protagoniste della giornata, cinque realtà corali che si sono esibite all'Auditorium a Fiere Congressi. L'attività di oggi, come dire, ci dà una grande speranza e anche una grande emozione, perché finalmente si rinizia dal vivo, si rinizia con il pubblico, si rinizia con la coralità, che tra l'altro è stata una delle discipline più penalizzate durante la pandemia, perché i cori non potevano nemmeno provare. La manifestazione quest'anno, a causa delle difficoltà legate alla pandemia, si è svolta nella forma di semplice rassegna, anziché in quella consueta di vero e proprio concorso. Quest'anno è la prima uscita, diciamo, concertistica che si riesce a fare, e quindi va colta come un'occasione preziosissima, proprio anche nel loro percorso formativo è assolutamente importante. L'iniziativa è nata 4 anni fa sulla base dei più recenti indirizzi ministeriali che prevedono l'istituzione di cori in tutte le scuole di ogni ordine e grado, e ad Arezzo ha trovato il suo palcoscenico naturale nel solco dei concorsi corali internazionali e nazionali che si svolgono in città da oltre 60 anni. Nuove Voci per Guido è un'idea che è nata qualche anno fa proprio per stimolare i cori giovanili e scolastici a venire ad Arezzo a cantare, a confrontarsi attraverso la musica corale. Quest'anno arriviamo da un anno difficilissimo per le scuole, per chi ha fatto coro in scuola, e quindi avere alcuni cori che sono riusciti comunque a fare attività per i giovani con il canto e con la musica ad Arezzo, e per riaprire per la prima volta la musica ad Arezzo dal vivo, una rassegna importante nazionale, è una grande soddisfazione.